Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel e buon anno. Riprendiamo la nostra rubrica settimanale Nutrizione e Benessere e da dove ripartire se non dalle trascorse festività natalizie e dalla necessità di molti di noi di rimettersi in forma. In effetti, in questo periodo natalizio si stima che si possono prendere anche tra i 2 e i 5 kg senza contare anche quel senso di pesantezza e di gonfiore che spesso ci accompagna alle riprese delle attività lavorative, scolastiche, dopo questo periodo di feste che per il perdurare ancora dell'emergenza coronavirus ci fa trovare una situazione ancora di maggiore difficoltà per la minore possibilità di muoversi un po' anche per l'inverno e un po' perché molti di noi sono costretti ancora a casa, magari in quarantena o comunque con la possibilità di muoversi di meno rispetto al solito. Quindi, cosa fare per poter ritornare in forma e perdere qualche chilo di troppo? Innanzitutto è bene ritornare ad un'alimentazione sana ed equilibrata, quindi che preveda il consumo di un po' tutti gli alimenti, quindi un'alimentazione non solo varia ed equilibrata, diciamo, ma anche colorata, e ripartendo tutte le calorie in 5 pasti giornalieri, quindi i 3 principali più i 2 spuntini. Questo perché ci permette di stimolare il metabolismo, quindi aumentare il processo combustivo dell'organismo e anche di evitare la sensazione, gli attacchi di fame. Cosa non fare? Sicuramente evitare i digiuni. Infatti passare da un periodo di maggior consumo alimentare a un periodo di digiuno non fa altro che alterare, causandone un blocco, un rallentamento del metabolismo e quindi senza nessun effetto sulla perdita di peso, senza contare anche lo stress psicofisico che il digiuno comporta. Dicevamo prima di non eliminare nessun alimento in particolare. Quello che si tende a fare generalmente quando si vuole perdere qualche chilo in maniera, diciamo così, fai da te, è quello di limitare i carboidrati. In realtà, tranne se si segue qualche protocollo dietetico particolare, non vi è necessità di doverli eliminare del tutto, ma fare delle scelte migliori. In effetti, i carboidrati dovrebbero rappresentare tra il 50 e il 60% dell'apporto calorico totale, però è bene saper scegliere le versioni sicuramente integrali, quindi pasta e riso integrali, ma anche i cereali, aumentare il consumo di legumi, di verdura, di frutta, soprattutto agli spuntini, ma anche di prediligere le carni bianche, il pesce azzurro, evitare invece tutti quegli intingoli, quelle salse molto elaborate, i grassi, le carni rosse, gli insaccati. Anche i formaggi molto, molto grassi, prediligendo magari dei formaggi più freschi, più leggeri, tipo una ricotta di vaccina. Oltre a questo, quali sono sempre degli alimenti che troviamo in questo periodo? Sicuramente i broccoli, i carciofi, i finocchi sono delle ottime scelte che possiamo fare in questa stagione in cui ci troviamo, senza dimenticare anche una corretta idratazione. Quello che dobbiamo evitare sono gli alcolici, le bevande gassate, zuccherate e per raggiungere anche una corretta idratazione, oltre all'acqua preferibilmente naturale che dobbiamo assumere circa 2 litri al giorno, possiamo, diciamo, incrementare anche con delle tisane per avere anche un maggiore effetto depurativo e disintossicante. Quali tisane? Beh, possiamo scegliere il tè verde, la betulla, al finocchio e perché no, anche al mattino, come spesso molti di noi fanno, è quello di bere dell'acqua tiepida con del limone. Non perché vi siano particolari proprietà di questa acqua e limone al mattino, come spesso leggiamo, sì, con effetti, diciamo, miracolosi, ma perché
può essere una buona abitudine sia per bere di più e sia perché ci può facilitare comunque anche il transito intestinale e aiutarci a depurarci, a disintossicarci dalle tossine. Oltre a questi consigli generali di natura alimentare e nutrizionale, è bene sempre combaciare anche con un'attività fisica, preferibilmente aerobica, costante. E anche con dei piccoli trucchi che possiamo mettere in campo, come ad esempio per diciamo, poter consumare delle porzioni più piccole, utilizzare dei piatti più piccoli rispetto al solito, andare a fare la spesa a stomaco pieno in modo da evitare di cadere più facilmente in tentazione, soprattutto in questo periodo che adesso inizieranno diverse offerte, soprattutto sui prodotti che sono rimasti, quali panettoni e pandori, e per chi può cercare di fare tutti quei piccoli spostamenti a piedi anziché utilizzare l'auto. Tutto ciò ci permetterà di aumentare il nostro consumo giornaliero e quindi di facilitarci la perdita di peso. L'ultimo consiglio è quando abbiamo una maggiore difficoltà a fare tutto ciò da soli, oppure vi è una concomitanza comunque di patologie, è bene sempre chiedere un consiglio ad uno specialista per poter perdere peso in maniera sana ed equilibrata a seconda delle proprie necessità. Bene, io vi rinnovo gli auguri di buon anno e ci rivedremo come sempre la prossima settimana per un nuovo appuntamento della nostra rubrica. Vi ricordo anche che potete scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per commentare, fare domande e chiedere qualche argomento che volete venga discusso nella nostra rubrica e che troverete sempre sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Ciao!